Amici di Penne e Calamaio, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi nuovo studio perché siamo in presenza con Luigi Mazzotta. Luigi, benvenuto. Bentrovata Samantha. Allora, iniziamo con la prima e più temibile domanda. Chi è Luigi nella vita di tutti i giorni e chi è Luigi scrittore? Quindi la più difficile. Esatto, quella che terrorizza tutti praticamente. Guarda Samantha, io ho, se si può dire, diverse anime. Ho una storia professionale passata praticamente tutta all'interno di grandi aziende dove mi sono occupato, nelle quali mi sono occupato prevalentemente di sistemi di sviluppo e di sistemi di formazione, quindi di competenze della gente, delle persone che lavorano. Però la vita professionale non è mai stata separata, uno, dalla vita sportiva, perché sono un appassionato di rugby, giocatore amatoriale old, papà di due splendidi under 17, e non è mai stata separata dalla mia passione umanistica in senso lato, in particolare per le letterature del mondo. Ecco, questa forse è la migliore sintesi che posso fare del Luigi che ti è davanti oggi. Senti, invece come scrittore, come arriva questa scintilla? Allora, io la passione della lettura l'ho avuta da sempre, fin dall'infanzia direi, poi l'adolescenza e l'età adulta. Vorrei partire da una citazione forse abbastanza nota di uno dei grandi della letteratura mondiale, di Borges, che una volta, intervistato da un giornalista, disse: guardi, io non sono orgoglioso dei libri che ho scritto, io mi vanto dei libri che ho letto. E io proprio da lì sono partito, nel senso che a un certo punto della mia storia di lettore mi sono accorto che avevo davanti una platea di amici, no? Intorno a me, nella mia libreria, ai quali potevo continuare ad attingere. E così è nato Orecchie. Orecchie. Perché? Perché si chiama Orecchie? Perché appunto a un certo punto della mia vita di lettore mi sono accorto che in tantissimi dei miei libri, soprattutto quelli che ho amato di più e che mi sono piaciuti di più, avevo lasciato dei segni, no? Appunto degli angolini piegati per tenere il segno non del punto dove ero arrivato, ma dei passaggi che per me erano stati particolarmente significativi, che mi avevano impressionato particolarmente. Allora ho iniziato una paziente opera di ricerca di queste orecchie lasciate nei libri, ho collezionato quelle che mi sembravano emotivamente più coinvolgenti e ho scritto questo libro. Questo libro è un passaparola per saltare in altri libri, una cosa che normalmente noi lettori facciamo. Un libro ci piace, lo consigliamo. Assolutamente. Io ho provato, infatti ogni capitolo di questo libro parte da un'orecchia, quindi da una breve citazione lasciata in un libro di altri, e da lì poi sviluppo considerazioni, pensieri, racconti. Beh, è interessante come idea, anche se a volte i puristi, quando dici no, perché io faccio le orecchie ai libri, ti si svelenano. Perché allora, ti si mangiano? Hai ragione, c'è gente che considera il libro un oggetto sacro e io li rispetto. Io rispetto il libro per il suo contenuto, non per la sua forma materiale, e quindi non mi faccio scrupolo di lasciare questo tipo di segni, e a maggior ragione considerando che a un certo punto della mia vita mi sono serviti, no? Per poter ricostruire il mio passato di lettore, raccontarlo ad altri lettori, proponendo letture che magari per qualcuno saranno una scoperta. Assolutamente, oggi però c'è anche l'evoluzione delle orecchie, che sono i post-it, quelli colorati, quindi non si rovinano le pagine, c'è il giusto compromesso. Guarda, io ho fatto un salto ulteriore in avanti, perché qualcuno ha osservato, dice: sì, ma quando leggi sul Kindle, perché io ovviamente uso anche il Kindle, come fai? Errore, anche nel Kindle si possono, esatto, sottolineare, esatto, passare, non solo, ma ce li si può anche spedire a fine lettura via email, quindi la pratica dell'orecchiante è salvaguardata. Esatto, e poi c'è anche un'altra cosa, che ogni volta, questo sicuramente gli autori lo sanno, ma ogni volta che viene sottolineata una frase o una citazione all'interno di un libro, l'autore stesso può vedere quanto quella frase è stata, ah, ecco, diciamo evidenziata dai suoi lettori. Vedi, quindi, questo non lo sapevo. Eh sì, c'è questa piccola novità, questo piccolo aiuto anche per gli scrittori, perché poi alla fine chi scrive ha successo perché ai lettori piace ciò che scrivi. Mm-hmm. Quindi se non ci fossero i lettori, tutti noi autori saremmo degli emeriti nessuno.
Guarda, e a volte ce lo scordiamo questo. No, ma tra l'altro io sono convinto del fatto che il libro, una volta rilasciato, non è più dell'autore. In ciascuna di queste occasioni, che per fortuna stanno arrivando, di raccontarlo ad altri, ogni volta chi dialoga con me scopro che ha trovato dei contenuti che io neanche immaginavo. Quindi una volta rilasciato non c'è dubbio, il libro è del lettore. Se poi addirittura l'autore può ricevere questo tipo di ritorni dai lettori, sarebbe un contributo fondamentale. Io non assolutamente sapevo. Sì, io direi che, visto che siamo arrivati alla metà della nostra chiacchierata, direi di mandare la linea alla regia e di ascoltarci Le storie che non conosci di Bersani e Guccini. Linea alla regia. Amici di Penne e Calamaio, rieccoci di nuovo in diretta, di nuovo con Luigi, e abbiamo appena ascoltato una canzone che penso sia uno spunto per ogni lettore. Assolutamente, Le storie che non conosci. Il panorama della letteratura italiana, internazionale, è veramente sconfinato. Io credo che la canzone che avete scelto sia proprio adatta a questa intervista e anche all'operazione che molto in piccolo io ho voluto fare, no? Perché dicevo, e soprattutto un consiglio a chi vorrà leggerlo per saltare all'interno di altre letture. E la canzone di Guccini e Bersani fa riferimento proprio a questo, all'enorme tipologia, gamma di storie in cui ciascuno può ritrovare una parte della propria vita, dei propri sogni, ma anche dei propri desideri. Senti Luigi, ma diciamo che ovviamente tu scrivendo saggi, perché poi alla fine questo è un saggio. Ti fermo un secondo, sì. Io non sono un critico letterario e non ho avuto la pretesa di diventarlo. No, assolutamente. È un diario letterario. Sì, esatto, diciamo che io non posso parlare con te come scrittore di romanzi, no. Perché comunque è un libro con un contenuto specifico. Di narrazione, però, dove tu dai spunti alla fine di lettura. Quindi la mia domanda è questa: esiste fra tutti i libri che hai letto un cocco del lettore? Proprio il libro che tu consiglieresti senza pensarci due volte? Allora, nel libro sono citati per poche righe o qualche riga in più una ottantina di testi. Il primo che mi viene in mente di fronte alla tua domanda, no, è come chiedere a un padre quale figlio preferisci. È difficile, e l'operazione di selezione che ho fatto per arrivare a questi circa 80 è stata estenuante e dolorosa, credimi. Però il primo che mi viene in mente è un libro di Kurt Vonnegut, uno scrittore americano, che si intitola, pensa un po', Quando siete felici fateci caso. Ed è una raccolta di discorsi che lui ha tenuto in chiusura degli anni accademici di diverse università americane in diversi anni. E siccome sono discorsi fatti a platee di studenti che hanno finito il percorso di studi e stanno iniziando la vita, ogni volta cerca uno spunto per motivarli alla felicità, per motivarli soprattutto ad accorgersi dei piccoli momenti di felicità. Questo è uno di quelli, per me, lo dico per inciso, di cui ciascuno di noi rischia di non accorgersi, sprecandoli. Allora, se proprio dovessi dolorosamente sceglierne uno, direi Vonnegut, Quando siete felici fateci caso. Beh, è un bel test, è un bel contenuto e soprattutto un bel suggerimento. Grazie. Quello del libro e quello che tu ci stai suggerendo. Senti, ma se tu un giorno volessi provare a scrivere qualcosa di diverso, quindi magari buttandoti nell'ambito della narrativa, che genere vorresti provare a sperimentare? Allora, guarda, questo libro è vero che è un diario letterario, però proprio perché prende solo spunto dai libri che ho letto, in realtà è pieno di racconti. Di racconti che riguardano sicuramente la mia vita, le mie relazioni, le mie riflessioni su ciò che mi accadeva, quindi è un po' narrativo, anche se è un diario letterario. Mi piacerebbe, io sono molto attratto dal racconto breve, perché è una forma di letteratura un po' intermedia tra la poesia e il romanzo. È una sfida difficile
provare a concentrare in poche battute, penso proprio al racconto di 2 o 3 pagine, in poche battute, in modo denso, suggestioni, pensieri, riflessioni e ovviamente anche una storia, no? Perché poi il lettore ci deve anche trovare delle storie. Ecco, l'operazione su cui mi piacerebbe sfidarmi, e probabilmente lo farò adesso, è proprio quella del racconto brevissimo. Decisamente più che breve, perché, proprio il sunto del racconto. Amo la sintesi, 4.000 battute, 2 pagine. Esatto, l'anima del racconto praticamente. Se dovesse vedere la luce, te lo racconterò. Assolutamente sì, noi saremo qui ad aspettarti per questa nuova avventura. Ma in questo momento quindi sei in fase di relax dalla scrittura? No, mai. Mai? Mai, mai, mai. Cosa sta bollendo in pentola? Io qualche anno fa ho scritto un libro sul rugby, lo sport che amo, come ho detto, ma soprattutto perché il rugby mi è servito a mettere insieme la passione professionale con quella sportiva, nel senso che ho iniziato a fare formazione per la gente d'azienda utilizzando il rugby come metafora analogica. Questo nell'opinione che i principi di efficacia di questo sport, fondato sulla solidarietà, sul sostegno, insomma ne potremmo parlare per ore, e possono essere d'esempio per come potrebbero o dovrebbero funzionare anche le organizzazioni aziendali. Ecco, mi piacerebbe continuare anche quel filone, oltre a quello dei racconti brevi, in particolare dedicando qualcosa a delle fasce di sportivi del rugby un po' meno sotto i riflettori, no? Quindi non tanto la nazionale maggiore, non tanto quanto la nazionale femminile, la nazionale under 20, i ragazzi, perché ormai sono tanti i bambini e gli adolescenti che in Italia, grazie alle loro mamme, che ne hanno capito i principi educativi, si stanno avvicinando a questo sport. O forse sport, magari attratti anche dagli atleti. Beh, però pensa, è uno sport in cui i bambini o i ragazzi possono fare tutto ciò che normalmente gli diciamo di non fare, no? È vero, prendi a cazzotti. No, cazzotti, però vai. Non vi spingete, non ti buttare a terra, non ti sporcare, quindi è massimamente liberatorio. Esatto. Poi forse sì, per i ragazzi più grandi forse c'è anche la componente che dici tu. Ma a parte quello, ovviamente sì, si scherza, certo, e si ride, però forse il rugby ci viene fatto anche amare dagli All Black. Sì. Con la loro danza tribale a inizio partita, perché penso che quella sia forse l'emblema del rugby per la diffusione all'estero, proprio perché magari fanno parlare di loro e di uno sport che non brilla come dovrebbe. Guarda, in Italia è ancora uno sport di nicchia rispetto ad altri paesi, anche europei, dove è molto più sviluppato, come l'Inghilterra, il Galles, l'Irlanda, la Francia. L'Italia è in sviluppo perché il numero dei tesserati cresce tutti gli anni, ma non è confrontabile con i numeri di questi paesi che ho citato, meno che mai con paesi come la Nuova Zelanda, l'Australia, il Sudafrica, l'Argentina, quindi anche di cultura latina. È vero, la ACA è la cosa forse emblematica più nota degli All Blacks. In realtà, approfondendo la storia della squadra, ma non mi stimolare su questo perché potremmo andare avanti per tanto, in realtà vivono di una serie di principi che la rende, nella storia degli sport di squadra, il team più continuativamente vincente nella storia. Quindi sì, la ACA manifesta la loro identità, la esibisce prima di ogni partita, ma in realtà dietro c'è tanto lavoro e ci sono tanti principi a cui tutti si adeguano, questa è la cosa bella, naturalmente, quando arrivano ai vertici di quello sport in Nuova Zelanda. Esatto. Però ogni paese ha la sua identità rugbistica, la sua cultura, il suo modo di giocare, ma questo lo rimandiamo assolutamente ad un altro, sì, incontro. Assolutamente, ma quando vuoi. Però ecco, diciamo che appunto forse in Italia il rugby rimane di nicchia perché c'è uno sport che la domina su tutti e che è il calcio, purtroppo, perché diamo una botta alla botte e una botta al cerchio, non esiste solo il calcio, esistono tanti altri sport, sì, è così, degni di nota e degni di essere vissuti a pieno e comunque di cui se ne deve parlare. Comunque sai Samantha, siccome siamo a settembre, nel periodo in cui le mamme e i papà scelgono lo sport per i loro figli, io faccio un invito sincero a guardarsi intorno, a cercarle le piccole società di rugby che ormai sono dappertutto nei nostri dintorni, ad andarle ad osservare, a fare una chiacchierata con gli allenatori. Ecco, scoprirete un mondo
un mondo veramente particolare, fatto di accoglienza, fatto di solidarietà, fatto di amicizia anche con l'avversario, insomma tutte cose che poi fanno crescere meglio. Esatto. Al di là del fatto agonistico. Noi purtroppo siamo arrivati alla fine di questa piacevolissima chiacchierata, però io ho ancora due domande che forse sono le più importanti di tutta la nostra intervista. La prima è dove i nostri ascoltatori possono trovare il tuo libro e la seconda è dove possono trovare te. Ovviamente niente indirizzo di casa, parliamo di social. Guarda, è molto facile trovare il libro perché nonostante sia stato, vedete, pubblicato da un piccolo editore, i libri di Icaro, di Lecce, che ha creduto in questo progetto letterario, è facile trovarlo sia nel sito dell'editore, i libri di Icaro, sia attraverso Amazon, insomma i canali normali di acquisto di libri. Trovare me sui social è facile perché sono presente sia col mio nome e cognome Luigi Mazzotta in Facebook, sia ancora più facile col profilo Luigi Mazzotta Autore. Quindi attraverso Facebook mi si può contattare veramente facilmente, avere l'email, aprire un dialogo anche più personale, insomma sulla letteratura o su questo libro o sugli spunti di lettura. Perfetto, io non posso far altro che ringraziare te per averci tenuto compagnia e ringraziare i nostri amici ascoltatori che ci hanno seguito fin qui. Alla prossima puntata, a presto! Grazie a tutti, alla prossima!